tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se avete visto il mio ultimo video delle novità trend mood, saprete che da SheGlam, ovvero il brand makeup di Shein, è uscita una collezione di palettine, ognuna dedicata ad un preciso segno. E come vi avevo spoilerato in uno dei miei ultimi video, avevo deciso appunto di prendere qualcosina. E la palette di oggi, infatti, protagonista di questo video, è proprio lei, ovvero la Virgo Palette. Ho scelto di prendere questa, ve la faccio vedere anche l'interno, che secondo me è molto bella, perché fin da quando ho visto le foto su Trendmood sono stata colpita da questo verde. Come potete vedere anche dalle cialde, io questa palette non l'ho mai utilizzata, quindi sarà un po' anche una first impression. Ok, mi sono avvicinata un pochino e ho già applicato il primer. Come vi sarete già accorti, questa palette non ha uno specchio e quindi non corro il rischio di accecarvi, però dalla parte appunto in cui solitamente c'è uno specchio ci sono un po' di caratteristiche del segno. Comunque credo che come primo colore andrò ad applicare questo verde militare più scuro con il mio solito pennellino da sopracciglia, e magari lo vado a mischiare un po' con Railable, quindi appunto questi due. Voglio andare a creare una forma un po' geometrica. Come pigmento mi sembra che ci sia. Per ora vi devo dire che mi sembrano colori molto burrosi, molto screventi. Adesso ho sfumato un pochino la parte finale e si è sfumato tranquillamente. Vado ora invece con un pennellino a lingua di gatto sottile, vado a riapplicare Witty. Polverano un sacco, questo sicuro, però se c'è pigmento va bene. Ok, Witty applicato così da solo, vedete che non è subito mega intenso, va stratificato un pochino. Voglio un attimo farvi vedere Swatchati, Faithful e Modest, questi due. Questo è Faithful, Modest. Sembrano molto uguali in realtà. Modest ha più una parte oro. Swatchandoli, Faithful è molto più burroso, quello più verde, e credo che lo applicherò su tutto il resto della palpebra per andare a riempire, per andare a fare un po' da base al glitter, che ovviamente andremo ad utilizzare perché lo voglio troppo provare. Quindi, sento che appunto mi va a fare solamente una base, vado ad applicarlo con lo stesso pennellino che stavo utilizzando poco fa. Questo lo vedo in realtà molto bene anche in un angolo interno. È bello, bello. Calcolate poi che questa palette veniva circa 5 euro. Poi non so se siete pratici di Shein, però se fate l'accesso tutti i giorni vi danno dei punti. Una volta che comunque ne avete accumulati un bel po', vi vanno a fare da sconto sull'ordine. E in totale io questa palette, alla fine, tra il 15% che c'era sul sito e gli sconti dei punti, l'ho pagata tipo 3 euro, cioè rendiamoci conto, e per 3 euro è una qualità che wow. Vado ora ad applicare la colla per glitter di NYX su tutta la parte più chiara e in realtà anche un pochino su questa più scura, per andare a fare da base per l'appunto ad High Standard. Questi glitter in teoria sono quella formulazione che fanno presa anche senza una colla sotto, però io per stare più tranquilla preferisco sempre andare ad utilizzare il mio primer. Mi piace un sacco il vibe di questi glitter perché mi ricorda un pochino in quello di Nabla, nel senso, come potete vedere, cioè non so in realtà se è riuscita a percepirlo, però ha dentro sia glitter più grossi che glitter più piccoli. Sapete che è una cosa che amo perché mi va a dare più tridimensionalità, più non lo so, mi piace di più. Con ciò non voglio assolutamente dire che le texture dei glitter più fini non mi piacciono, anzi, però diciamo che è una cosa che apprezzo molto, ecco. Come potete vedere, verso la fine, che avevo tenuto più scuro, anche applicandoci sopra i glitter, questo effetto più scuro in fondo è rimasto. Wow, mi piace tantissimo. Ovviamente poi andremo a finire. Per arricchire questo makeup mi sono portata anche questa palettina. Il verde in questione sarebbe questo, ovviamente. Ho proprio voglia in realtà di utilizzarli questi eyeliner perché sono un po' particolari e non li utilizzo spessissimo. Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi finiti. Direi che alla fine l'effetto mi piace tantissimo, anche con l'eyeliner, beh, trovo che ci stia bene. Vi ho aspettati per andare a completare il resto del viso, semplicemente perché essendo qua tutta questa situazione verde sugli occhi, voglio approfittarne per andare ad utilizzare come highlighter e sulle labbra prodotti che solitamente non uso tantissimo, e quindi mi sembrava carina appunto fare questa parte insieme. Per il viso andrò ad utilizzare questa palette,
la Holographic di Sephora e andrò ad utilizzare rispettivamente queste due cialde. Questo è un blush pescatino marroncino, questo invece è un illuminante che sembra bianco ma in realtà ha tutti i riflessini verdi, non so quanto possa rendere, vedete un pochino che comunque tende al verdino. Quindi vado prima di tutto con il blush, non ne vado a mettere tantissimo, giusto un accenno, non voglio una cosa troppo evidente. Pennellino da illuminante, io utilizzo lo Spectrum A33 della collezione di Hello Kitty. Vado a prelevare un po' di prodotto, setting spray. Madonna, questo setting spray è buonissimo, è di Revolution, è il Cherry Pie, sa proprio di caramelle alla ciliegia. Wow. Vado un attimo a mettere a posto i bordi, che non mi piace mai qualcosa con i bordi troppo netti per quanto appunto riguarda illuminante, però lo voglio anche molto intenso, quindi sì, cioè wow. Io non metto sempre l'illuminante, ve ne sarete accorti anche dai miei ultimi video che comunque non sempre lo metto, ma quando lo metto voglio che si veda tanto. E tra l'altro, vista così, manco fa macchia. Poi mi giro e luce. Vado ad applicarla anche sul naso perché rendiamogli giustizia. Come situazione illuminante possiamo fermarci anche qui e direi di passare alle labbra. Quali migliori rossetti? Se non ovviamente Grain Vault di Jeffree Star, niente di più azzeccato oggi. Vorrei qualcosa di scuro comunque. Queste sono tutte le colorazioni, anche se vi avevo fatto già un video a riguardo in cui unboxavamo questa meraviglia e andavamo a swatchare tutta quanta. Comunque io direi di andare o su Crocodile Tears o su Karma. Li swatch un attimo e vediamo quale utilizzare. Rispettivamente Karma e Crocodile Tears. Io direi che con il look di oggi, cioè, ci stanno bene entrambi. Secondo me potrebbe starci meglio Karma, nonostante comunque secondo me ci stia bene anche Crocodile Tears. Però sì, dai, andrei con Karma. Ecco qui Karma applicato, secondo me ci sta veramente benissimo. Dovrei in realtà metterlo un po' di più secondo me, perché beh, lo trovo veramente bello, proprio nel mio mood super dark, witchy. Mi piace tantissimo. Facciamo un mini recap su questa palette. Piccola, quindi comodissima anche da portarsi in viaggio. Colori, ovviamente dipende se vi piace la color scheme, ce ne sono anche tantissime altre. Le mie preferite erano questa, appunto, la viola, che l'ho regalata a mia mamma, quindi ce l'ho qui, ve la posso far vedere, che anche questa secondo me è molto molto bella. Sa questo glitter che è un duochrome azzurro viola, che secondo me è davvero tanta roba. E la gialla, che per il momento ancora non ha preso, però considerata la qualità io raga ve le straconsiglio. Come vi dicevo poco fa, costano 5 euro, quindi già di base è pochissimo. In più con tutti gli sconti che alla fine con Shein riuscite sempre ad applicare, con i punti se fate quotidianamente l'accesso, vi viene a costare veramente veramente poco. Io vi dico la verità, l'avrei comprata anche se non fosse stata del mio segno, perché sinceramente who cares, cioè mi piace, fa lo stesso anche se non fosse stata del mio segno. Ad esempio anche la gialla non è il mio segno, ma penso che la prenderò perché la trovo veramente bella e la qualità, cioè raga wow, le trovo super carine anche come idea regalo. Se avete un'amica o un amico a cui piace truccarsi, fissato con i segni, secondo me una palettina di questa linea sarà un regalo super apprezzato. La qualità, come vi dicevo prima, cioè raga, giudicate voi, cioè questo è il look che mi è uscito, io mi sentirei di promuoverla a pienissimi voti. Non è super pigmentato da subito, questo è vero, però è stratificabile, in certi casi può essere anche una cosa a suo vantaggio, perché soprattutto per chi ha le prime armi con il make up è molto meglio avere qualcosa che si possa stratificare piuttosto che sbam il colore pieno e poi non riuscite più a gestirlo. E nulla raga, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo look, di questa collezione, se avete provato qualcosa. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine del video, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima qui sul canale con un nuovissimo video. Ciao!